A tutti i patentati sarà di sicuro capitato di passare per strade in pessime condizioni dissestate, soprattutto in questo periodo di piogge in cui si aprono voragini nel manto stradale. I pericoli però possono presentarsi sotto varie forme, molto diverse. Ad esempio, oltre al maltempo, possono essere guidatori ubriachi o semplici errori umani che possono complicare un viaggio altrimenti senza incidenti. D'altra parte, a volte, le condizioni della strada stessa possono mettere a repentaglio la tua vita. Così ho deciso di creare una lista con alcune delle strade con i più alti tassi di mortalità, mentre altre sembrano semplicemente strane. E naturalmente alcune strade rientrano in entrambe le categorie. Quindi cominciamo subito, ma prima non dimenticate di lasciare mi piace al video e seguirmi su Instagram. Grand Trunk Road, India. Venne costruita dall'imperatore Pashtun Sher Shah Suri nel XVI secolo. La Grand Trunk Road in India, nota anche semplicemente come GT, si estende per circa 2500 km dal Bangladesh al Pakistan, servendo come una delle principali arterie del subcontinente indiano. Nel corso degli anni ha funzionato sia come importante rotta commerciale, sia come comoda via di passaggio per gli eserciti invasori. Questa strada è considerata pericolosa non solo a causa delle altezze rischiose o delle condizioni stradali pessime in alcuni tratti, ma a causa soprattutto della congestione del traffico. Camion, autobus, biciclette, pedoni e animali hanno trasformato parti di questa strada super trafficata in un vero e proprio incubo da rabbia al volante. Quindi, se mai vi troverete a passare per questa strada, sarà meglio che tenete gli occhi ben aperti. Skipper Road, Nuova Zelanda. Nel 1862, un paio di pastori scoprirono l'oro nel fiume Chutuver, vicino a Queenstown, in Nuova Zelanda, provocando un'immediata corsa all'oro, cosa che rese necessaria la creazione di una strada di accesso, e il risultato fu Skipper Road, un percorso stretto, tortuoso ed esilarante, per così dire, che si snoda per circa 27 km attraverso lo Skipper Canyon. Scolpita e fatta letteralmente saltare in aria fuori dalla roccia con la dinamite dai lavoratori cinesi, Skipper Road ha impiegato 22 anni per essere completata. Ed oggi non sembra molto diversa da quando venne creata per la prima volta. In molti punti, durante il percorso, questo diventa troppo stretto perché i veicoli possano passare in entrambi i sensi di marcia. Non ci sono guardrail e i dirupi non lasciano assolutamente spazio ad errori. Bello sì, ma anche rischioso. Dunque, a meno che tu non sia a caccia del pericolo, lascia la strada alle guide turistiche e tieni presente che le compagnie di autonoleggio molto probabilmente non ti permetteranno di esplorare Skipper Road con i loro veicoli. San Isidro de General, Cartago, Costa Rica. La Pan American Highway ha molti tratti pericolosi, ma la vecchia strada che attraversa le montagne del Costa Rica per collegare San Isidro de General a Cartago è particolarmente pericolosa. Il punto più alto del passo è noto come Cerro de la Muerte o Montagna della Morte. Non tecnicamente a causa della strada, ma perché le persone che attraversavano il passo ancor prima dell'esistenza della strada spesso non sopravvivevano al freddo. Tuttavia, questo nome sembrerebbe essere appropriato anche per la strada, che mette alla prova i conducenti con buche enormi, curve ripide e strette e molta nebbia. L'altezza della strada è di quasi 4.000 metri e può causare anche il mal di montagna, compromettendo ulteriormente l'autista. Oltre a questi pericoli, dovrai affrontare anche le abitudini imprudenti dei conducenti di autobus e camion locali, che tendono a guidare in modo molto aggressivo e irresponsabile, nonostante le condizioni poco sicure della strada. Fortunatamente, recentemente, è stata completata una nuova strada asfaltata tra Campus e Dominical, che offrirà ai viaggiatori un'alternativa alla rotta della Montagna della Morte. Autostrada Sichuan-Tibet, Cina. L'autostrada cinese Sichuan-Tibet ad alta quota copre circa 2500 km, offrendo la scelta tra la rotta settentrionale o meridionale.
Entrambe le opzioni vantano uno splendido scenario, enormi vette montane, varie attrazioni culturali e storiche e molti fiumi famosi. Ad esempio il passo Querer è il punto più alto del percorso e sale a quasi 6.000 metri. Come molte altre strade che attraversano le montagne, la superstrada Sichuan-Tibet è soggetta a frane, caduta di rocce e condizioni meteorologiche estreme che possono spesso chiudere alcune tratte anche per mesi. Aggiungi poi valanghe e mal di montagna al tutto e potresti ritrovarti in condizioni di guida piuttosto pericolose. È sicuramente un ottimo percorso per visitare il paese, ma tieni presente che aggiungerà anche una buona dose di pericolo alla tua avventura. Alsema Highway, Filippine. Situata sull'isola di Luzon, questa autostrada attraversa la valle centrale della cordigliera nelle Filippine, da Baguio a Bontoc. Le frane e la caduta massi sono una cosa comune, spesso costringendo gli automobilisti a rimanere bloccati per lunghissimi periodi di tempo. Molte parti della strada ancora non sono state asfaltate, anche se si presume che siano in corso lavori per apportare alcuni miglioramenti. Le condizioni di nebbia, abbinate alla mancanza di guardrail, tanto necessarie in alcune zone, complicano ulteriormente le già pericolosissime condizioni di questa autostrada. Inoltre, come se non bastasse, gli autisti degli autobus che passano per di lì non hanno alcun rispetto per le norme base della strada, cosa che renderà ancora più pericoloso attraversare questa strada. Patiopoulo Perdikaki, Grecia. Siamo nella regione montuosa di Agrafa in Grecia e il percorso che collega Patiopoulo a Perdikaki è un esempio snervante di strade che richiedono costante attenzione e concentrazione da parte dei viaggiatori. Buche e ghiaia scivolosa inibiscono inoltre il controllo del conducente, mentre le distrazioni come il traffico, i pedoni e il bestiame creano ulteriori rischi. Molte sezioni sono ripide e strette e richiedono la massima cautela. Ma questo non è tutto. In alcuni tratti la strada include alti dirupi, non solo da uno, ma da entrambi i lati. E dovrete camminare su una striscia di terra in equilibrio. E pensate, non c'è alcun tipo di barriera. Tutto questo solo ed esclusivamente per il piacere di guidare, ovviamente. Luxor Hurghada, Egitto. La strada che collega Luxor, il sito dell'antica città di Tebe, con la località turistica egiziana di Hurghada sul Mar Rosso, è asfaltata, contrassegnata e sembra relativamente sicura. Tuttavia, tra banditi, tentativi terroristici di minare l'industria del turismo e soprattutto gli automobilisti spaventati che si sono uniti tutti assieme per trasformare questa rotta in un grande incubo. Le imboscate o attacchi violenti lungo questa strada sono abbastanza pericolosi, ma ciò che a volte lo rende ancora peggio è il fatto che la maggior parte delle persone, degli automobilisti che guidano di notte, non utilizzano i fari per paura di annunciare il proprio arrivo. Sì, potrebbe essere un ottimo modo per evitare nemici nascosti nel buio, ma promuove altri disastri come le collisioni frontali. Dunque, l'invisibilità potrebbe salvarti da una minaccia, ma ci sono buone probabilità che ti consegni nelle mani di un'altra. Per questo, prendi in considerazione l'acquisto di occhiali per la visione notturna se prevedi di guidare su questa strada dopo il tramonto. Fairy Meadow, Pakistan. Costruita lungo il Nanga Parbat, che è la nona montagna più alta al mondo, a circa 6.000 metri di altezza in Pakistan, il Fairy Meadows è una delle destinazioni più pittoresche per escursionisti, fotografi ed alpinisti che vogliono avvicinarsi all'enorme vetta e godersi così il panorama. Arrivarci, tuttavia, non è un'esperienza così attraente. Parte del viaggio consiste nel sopravvivere ad un viaggio di 10 km della durata di un'ora su una strada sterrata, instabile e scavata nelle sterili colline. Dal ponte di Raikot fino al villaggio di Tato, questa strada offre all'automobilista tutte le caratteristiche folli del tipico sentiero sterrato di montagna.
È stretto, non asfaltato, ripido e naturalmente non ci sono guardrail per impedire alla tua Jeep di rotolare giù nella gola. Non potrai nemmeno guidare fino a Fairy Meadows. L'ultima sezione, infatti, deve essere coperta in bicicletta, a cavallo o a piedi. Un'ottima strada, dunque, per gli avventurieri, sì, e non lo è assolutamente per i deboli di cuore, in tutti i sensi. Nairobi, Eldoret, Kenya. Come di sicuro sa chi ha già guidato un'auto, una strada può qualificarsi come pericolosa non solo per le pessime condizioni in cui si trova il manto. Le persone muoiono sulle strade di tutto il mondo per lo più a causa dell'irresponsabilità di altri automobilisti. Ed è per questo che questa strada in Kenya è entrata nella lista. Guardandola così, sembrerebbe anche un posto decente su cui guidare, ma le auto che superano il limite di velocità, i tentativi di sorpasso azzardati e la guida in stato di ebbrezza hanno gonfiato il bilancio delle vittime su questa strada a oltre 300 ogni anno. In altre parole, potresti effettivamente aver maggiori possibilità di sopravvivere su una di quelle precarie strade di montagna che abbiamo descritto poco prima. Vecchia strada Yungas, Bolivia. Secondo l'Associazione per la Sicurezza Internazionale sulle Strade, il titolo di strada più pericolosa al mondo va di sicuro alla vecchia Yungas Road, in Bolivia, che si snoda per circa 65 km tra la capitale La Paz alla città di Coroico, nella regione della giungla Yungas. Dunque, se altre strade sembrano rischiose, la vecchia strada Yungas non è altro che una missione suicida. Costruita negli anni 30 da prigionieri di guerra paraguayani, era fino a poco tempo fa la strada principale dalla Paz alla regione della foresta pluviale amazzonica settentrionale della Bolivia. Scendendo per circa 3600 metri in quota, la strada è estremamente stretta, soggetta a frequenti frane e nebbia, e non offre protezione dalle scogliere a picco che scendono dritte per circa 600 metri. E prima che nel 2006 fosse completato un percorso più moderno e sicuro, ogni anno si sono verificati tra i 100 e i 200 incidenti mortali. E il bordo della strada è attualmente disseminato di croci e monumenti. Per ovvie ragioni, dunque, la gente del posto gli ha dato un soprannome semplice ma cupo: Death Road, o Strada della Morte. A proposito, ci sono alcune compagnie alla Paz che offrono comunque escursioni estreme in bici sulla Yungas Road, per chi cerca davvero l'avventura. Per questo, se ti piace sfidare la morte, allora questa è la strada che fa per te. Bene ragazzi, anche questo video è terminato. Ci sarebbero tantissimi altri esempi che potrebbero essere aggiunti a questo elenco, ma i 10 che vi ho portato dovrebbero già essere sufficienti a mettervi in guardia e farvi tenere sempre gli occhi aperti quando siete in strada. Per questo mi raccomando, guidate sempre con prudenza.